però. Dove sono i coiton fioc? In teoria qua dovrei aver pulito un po', e quindi quando l'allarme se ne va a fanculo, lui si chiude. Quando lo faccio girare, c'è una specie di merda, di tacca di merda qui. Vedete che quando raggiunge la posizione dell'allarme, fa scendere. Ecco, è scesa ora e quindi si chiude questo contatto. Però lo devo agganciare così. In realtà il contatto poi mi si chiude con l'ora. Muovendo la lancetta dell'ora, qui rimane aperto. Lui gira finché non raggiungo un momento in cui questa specie di pinna di squalo all'interno cade in un buco nella rotella e mi chiuderà questo contatto. Dove cazzo è questo contatto qui? E quindi ora io giro, giro. Quando cazzo arriva, puttana di è scesa piano piano e non è scattato. Che un gnomo mongolo. Vediamo, ve lo faccio scattare così. Se ci riesco. Ecco, vedete, è sceso giù. E questo dovrebbe tornare giù. Quando questo è su, io posso mettere il blocco qui e quando questo torna giù, tacchete, scatta e lui si chiude. Rifacciamolo. C'è questa leva, come cazzo ve lo devo fare vedere? Questa leva, questa, deve infilarsi dentro questo sterco, ecco così. In questo momento lui è armato e qui è sollevato. Quando arriva l'allarme, questo scatta e qua si chiude. Infatti vedete che si è chiuso. Bisogna vedere solo se fa contatto elettrico, cosa che proveremo immantinente. Ho pulito i contatti e quindi in teoria dovrebbe, ma si sa che lui lassù è sempre contro. Questi lavori del cacchio richiedono pazienza. Ed è veramente un lavoro del cacchio, perché chi me lo fa fare a mettere le mani su un tale catorcio? Ecco, adesso io ho armato e già vedo che non ha fatto contatto, però, che già così lui dovrebbe stare, però quando chiude non ha fatto un cazzo. Lui dovrebbe scendere. Perché lui non va dove deve andare, perché è un pezzo di merda, ecco perché. Va bene, stavo guardando il potenziometro qua e mi si è distrutto il supporto di plastica nelle mani. Completamente distrutto. Ora non so se questa riuscirà a infilarsi qui, così, ma io temo che questa radio sia ormai. Temo che il cazzo si sia macellato, proprio macellato, capite? Si è macellato il cazzo. Quindi io adesso farò una cosa. La accenderò così com'è. Quindi ora cercherò di ricollegare tutti i cazzi così come erano. E a questo punto ho orologio compreso, perché così vediamo un po' se è tutto come deve andare. Quindi spegliamo questo e spegliamo questo. Spegliamo i lunghi così. Perché questi erano insieme. Ma sì, potrei usare direttamente tutti i cavi questi qua colorati. Che cazzo me ne fotte? Facciamo una cosa atroce. Commettiamo un'atrocità.
Ora commetteremo degli atti impuri, e cioè questo 2,20 lo colleghiamo qui dove andava la 2,20, quindi questi andavano qui, lo sappiamo, no? Bianco è bianco e quindi lo mettiamo sul bianco e lo lasciamo così. Poi questo rosso andava qui, quindi prendiamo un pirlo rosso, lo attacchiamo qui. Voi non fate mai questa cosa? Mai? E lo colleghiamo qui. Perfetto. Così ora noi, se ficchiamo questa spina qui, e lo faremo, alimenteremo l'orologio, ma anche questo alimentatore, che ci dà la tensione, che dovrebbe in teoria accendere la radio, perché ora qua abbiamo un pirlo verde, che andrebbe qui nel pirlo verde, non so se si vede, spero di sì. E quindi usiamo un cazzo verde, che noi attaccheremo qui, e lo attaccheremo a questo filo verde che spelleremo. E collegheremo qui. E quindi abbiamo presumibilmente questa alimentazione qui. Ma abbiamo detto, dove andava il filo questo qua? Questo qua abbiamo detto che andava sul negativo, quindi questo lo spelliamo, va sul negativo del condensatore, quindi useremo un filo nero, un jumper nero, e lo attaccheremo qui. Questo jumper nero lo collegheremo al negativo, dove c'è già il pezzo di filo che sembrerebbe esattamente lui. Ecco, così. Ora, questo verde deve andare qui. E quindi io, siccome anche lui mi sembra verde, intanto lo spello. E faccio così. Poi glielo ficco qua. E anche qua spero che faccia contatto, perché qui è veramente un troiaio. E questo, a questo punto, glielo attacco qui. Direttamente sulla scheda, così. Ora, cosa succede? Che io qui devo avere il comando del volume. Quindi mi serve quella cazzo di manopola, che è il volume. Lo metto a metà, più o meno. Ecco. E poi qua c'ho la sintonia. E la sintonia gliela ficco così. Però ci manca un'altra cosa, ci mancano gli altoparlanti, che sono qui. E quindi gli altoparlanti usiamo due cavetti gialli e ci attacchiamo al cazzo, perché uno va qua e l'altro va qua. E quindi abbiamo gli altoparlanti, e quindi uno va qua e l'altro va qua. E se tutto va bene, io adesso ficco la spina e dovrebbe partire l'orologio. E poi da qua, da questo, dovrei poter accendere la radio. Vediamo. Allora, intanto deve andare l'orologio. Attenzione alla botta. E l'orologio è partito. Buon segno. Proviamo ad accendere la radio. E non si sente un cazzo. La radio non funziona. Come mai? Verifichiamo che ci sia tensione. Verifichiamo che esca una tensione con un senso. Ora accendiamo questo coso con il trucco affinché non si spenga mai più. Si tiene premuto questo e si gira. E lui si accende con 5 bip e ora non si spegnerà mai più. Questo bastardo. Ora, per verificare la tensione, io gli attacco anche qua dei coccodrilli. Il rosso al rosso e il nero lo attacco al bianco, perché in questo momento non me ne faccio un cazzo. Quindi ora qua sicuramente un positivo io ce l'ho qui, e quindi il negativo ce l'ho qui, e quindi il negativo lo prendo dal condensatore di filtro e il positivo lo prendo da qua. Ora collego e vediamo che cazzo mi esce. Mi esce un cazzo. Un cazzo proprio.
Quindi il regolatore è fottuto oppure c'è qualcosa che non va. Va bene. Quindi non c'è alimentazione. Andiamo a indagare perché. Non c'è alimentazione perché chi ha fatto sta cosa è un generatore di troiate. È una persona che genera troiate. Riaccendiamo. Questa volta misuriamo a partire dall'alternata. Vediamo se adesso, almeno all'uscita del trasformatore, c'ho 16 volt all'uscita, ma all'uscita sul condensatore di filtro, che cazzo c'ho in corrente continua? C'ho 20 volt, che entrano, questi 20 volt entrano sul regolatore, ma il regolatore così mi muore. Infatti in uscita no, c'ho 10 volt. Attenzione. Allora perché non si accende? Perché non mi si accende? E qua ne ho 2,5 però. Qual è il motivo? Qual è la motivazione di cotanto orrore? Qual è la motivazione di cotanto orrore? Quindi adesso io mi ricollego. Il negativo lo metto sul negativo del condensatore. E il positivo me lo collego sul positivo che entra nella radio. E non mi segna un cazzo. E se mi collego qua, mi segna 2,5. Questo vuol dire solo una cosa. Che questo porco di cavo è guasto. Questo porco di coso è guasto. Ma veramente mi stai dicendo che è così cane? Cioè questo spinotto è interrotto? È pazzesco. Cinesate di merda. Ora questo è rosso. Ce l'ho la tensione? Ora sì che ce l'ho la tensione. E allora accendiamo qua. Ma è troppo bassa. Ah, e mi scende quando l'accendo. Quindi c'è qualcosa in corto qui. Perché se io vado ad alzare questo, vediamo, la tensione mi cambia, ma poi perché? DC, sì. Oh, cane! Questo coso non regola un cazzo. Che cazzo vuol dire sta minchiata qua? Cosa cazzo mi rappresenta? Scusa, ma se io mi metto qua, che cazzo c'ho all'ingresso? C'ho 14. Un partitore del cazzo. E diciamo che gli do 7 volt. Perché? Perché mi sono rotto il cazzo. Ed ecco che sento qualcosa. Io ho sentito qualcosa. Ma sta sucando. Ora gli sto dando 7 volt, ma non sento niente. Sicuramente c'è un condensatore che sta... Però si sente qualcosa. Ok, quindi a questo punto il problema sta qui. E ora indaghiamo la radio. Anche perché dobbiamo capire che minchia di alimentazione vuole, perché non gli possiamo dare 16 che poi scendono a 7. Accenditi. L'orologio funziona. Sì, qua scalda un pochino l'alimentazione. 27 gradi, 29 gradi. Niente, cazzate. E qua la radio. La radio è fredda. C'è un condensatore. Forse. C'è un transistor che scalda. Va bene. Forse non ha molto senso fare una diagnosi. Ma siccome ci sono tre condensatori contati. 1, 2 e 3. E 4. No, questa è una bobina, non è un condensatore. No, un transistor. Insomma, siccome ci sono tre condensatori elettrolitici in croce, tanto vale cambiarli al volo e vedere cosa succede. Anzi, non si sente più un cazzo. Io adesso scollegherò condensatori a cazzo con la radio accesa. Questo se n'è andato a fare in culo. Allora, questo è uscito così. Il positivo dove sta? Non c'è scritto. Questo è uscito così. Beh no, questo sembra essere il negativo. Perfetto.
quindi il negativo è lì. E qui non c'è nessuna indicazione di positivo e negativo. Complimenti. Complimenti Elcap. 200 microfarad 10 volt. Mettiamo un 220 e siamo a posto. Dove cazzo sono? 220, vediamo. E vieni fuori, porco. 220. Qual è il negativo? È questo. Ovviamente è chiuso. Perché? Perché? Lo so io perché. Affanculo. Questo è stato cambiato, ma non cambia assolutamente un cazzo. No, cambia che sono un coglione. Qui ce n'è uno, vediamo com'è. Come sentite, qui abbiamo dell'amplificazione audio. Facciamo una prova al volo. Da quant'è questo condensatore? Puttana di... Assolutamente illeggibile. Io dico che è un 10 microfarad 16 volt. Diciamo che lì c'è un 10. Ora io prendo un 10. Che minuscoli. 10 microfarad 35 volt. E io glielo metto al volo in parallelo così. Vediamo se succede qualcosa. Niente. Non succede niente. Va bene. Vediamo quell'altro. Quell'altro che sta... Sta dove sta il mio cazzo. Sta qua. Io li cambio. Allora, io tolgo questo. Va bene, ho staccato questo, stacco anche questo, stacco tutto, li cambio tutti, vaffanculo. Vaffanculo. Allora, questo che cazzo è? Non si sa. Eliminiamo. Qui non capisco se è indicato il positivo o il negativo. Ma siccome qua c'è un negativo, devo sucare. Ok, ho sucato. Questo da quant'è? Da 10. E questo è da 10. E quindi questo lo metto qua. E questo l'ho messo lì. Poi c'è questo indegno. E qui non sappiamo assolutamente né la polarità né nient'altro. Succhiamo. Succa perché non è la punta adatta, perché questo è un cazzo nell'ano questo. Ecco fatto. Ora questo è solo un pad che porta il segnale lì. Ora questo a me sembra smerdato, ma io gli metto un 10. Metto questo. Sì, al contrario, coglione. Non sa la polarità, me ne fotto. Cosa c'era? Mi si era staccato un filo. Ah, ecco, questo. Questo torna qui. Ok. Ora i condensatori li ho cambiati, ma sicuramente non basterà. Perché qua la situazione sono anche i transistor al germanio, che sono ridotti alla fece. Ora qui abbiamo un positivo e qui abbiamo il negativo. Che attacchiamo qua. Infatti qua è acceso, ma non si sente un cazzo. Mentre però la bassa frequenza c'è. Però sta funzionando, attenzione! Allora sto alimentando a 12 volt. Funziona! Cose che prima non faceva, ora vengono fatte. Bene, a posto. Perfetto!
volume però non regola. Come mai? Potrei sbattermene il cazzo della regolazione del volume e quindi lasciarla così, chi lo sa? Come mai la regolazione del volume non voluma? Però sembra andare. Ora se scendo sotto i 6 volt, no. Parte dai 7, 8. No, 5 volt no. Vediamo che tensione gli arriva qua così. Merdoso cazzone! Beh, 6,5. 9 volte. Vaffanculo, vai a fare in culo. Non regola il volume. Ho scoperto l'arcano, anzi l'arculo del volume ed è il potenziometro, perché se da una parte il volume mi viene alzato, dall'altra quando chiudo questa parte con questa non chiude, perché se la chiudo a mano invece, come vedete, funziona. Quindi è lui il problema, è guasto lui. Chissà da quanto cazzo è. E infatti ora posso azzerare il volume e posso secondo me arrivare a 9 volt. Che mi dà un buon volume, una buona gestione del porco di... E quindi secondo me se trovassi un 7809 io potrei rimontare la radio. Se trovo un modo di fissare questo potenziometro che mi soddisfa, perché il problema è che forse non c'è modo. Io qua ho anche la sua rondella, il suo dado. Io ho dei dubbi, nutro dubbi, capite? Do del cibo ai miei dubbi, li nutro. Per concludere, cosa ho scoperto in definitiva? Che io qua ottengo una regolazione di tensione tramite il potenziometro, che è esattamente quella che mi serve, sono circa 10 volt, vedete? E questo mi permette di alzare il volume a palla e quindi ottenere un'amplificazione con i cazzi. Il potenziometro può essere azzerato. Quindi questo filo verde era collegato nel punto sbagliato, va collegato qua dove c'è la resistenza. E poi regolando questo fine, molto finemente, si riesce a tarare questo a 9, 10, anche 12 volt. Non so se dargli 12 volt, perché questo è da un tot, è da un po' di più. In effetti io potrei andare a 12 qua, secondo me. Vediamo se riesco. Se mi metto qua e giro questo e vediamo, secondo me 12 è esatto. Poi passo il volume, logicamente. E poi chissà se arriveranno altre stazioni. Comunque per me va bene così. È solida, funziona, vaffanculo. L'orologio gira. Adesso forse però c'è un po' troppo ronzio così. Vediamo. E l'ho abbassato troppo. Niente, lo lascio a 12. 12 e 2, vaffanculo. E a questo punto lavo le plastiche e vedo se riesco a rimontarla. Sono riuscito a installare la manopola con bestemmie inaudite. Ho cambiato manopola.
Ora se mi si sporca questo divento un animale. Bestemmie inaudite per fissare il potenziometro nuovo qui, evirando i supporti precedenti, li ho evirati. E così adesso questo è regolato con lo zero messo qui. Zero che mi è scoppolato via quando ho fatto il buco col trapano per poter inserire questa manopola nel nuovo potenziometro. Però adesso regola. Zero fino a massimo. Va bene. E ora gli sbatto queste, vaffanculo. Sperando di centrarlo bene. Vaffanculo, lui tiene e vaffanculo così, eh? Vaffanculo. Oh, perfetto. A questo punto si tratta di rimontare tutto. E qua c'è un macello, perché ho dovuto fare un macello. Un progettino che doveva essere una cosa del cazzo. Ci ho perso una giornata intera. Maledizione, ma perché? Ma chi cazzo me lo ha fatto fare? Chi cazzo me lo ha fatto fare? Maledizione. Ora qua se io mi perdo le cose qua, io non capisco più dove vanno le cose. Ora qua non ci capisco più un cazzo. Ho troppa merda in giro. Attrezzi ovunque. Tutto per un orologio del cazzo. Ma è possibile perdere tutto sto tempo? Ecco, il filo si è messo qua. Si è sciolto, vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo. Me lo stagno qua. Tane. Ok. Questo sta qua. Gattina di merda. Oh, il saldatore del cazzo. Adesso che cazzo devo fare? Io non ci capisco più un cazzo di quello che devo collegare qui. Perché adesso il positivo va qui. Perfetto. Questo lo so. Questo lo so. L'orologio. L'orologio come va collegato? Va bene. Partiamo. Partiamo dalle cose principali. Partiamo dal condensatore. Qua mi tocca rimontare tutto com'era. Quindi mi tocca rifare l'olocausto. Con le rondelline, con i bulloncini. E ora come farò? Come farò? Perché questi bulloncini vanno qui. E questo, che però va lì, quindi lo metto lì. Con il suo alimentatore che va là. Quindi lo metto là. E con la 220 che va lì. E quindi la metto a fanculé. Ah, questo va qui. Ah, però io posso già effettuare un invito anale per mettere la rondella e il dadino analo, il dado anal. Sì, il dado anal posso già avvitarlo. Molto bene. Lo avvito fin quasi alla fine, in modo che poi io questo lo ficco così e effettuando la pressione scrotale posso avvitare questa vite di contenimento scrotale. Però mi conviene metterlo così. Contenimento scrotale lo metto così. Sto rimettendo lo stesso condensatore. Perché? Perché mi piace. Perché secondo me questo condensatore è eterno. Ora questo l'ho messo. Bene. Ora devo mettere l'altro. E questi sono i cazzi dell'esistenza. Perché mi serve un'altra rondella che avevo messo qui. Ovviamente adesso si è persa. Persa nel nulla, porco di... Quindi metto a fanculo. Io mi dico come cazzo hanno fatto a montare sta radio. Di merda. Come cazzo hanno fatto? Come cazzo hanno fatto a non scoppiargli i coglioni? Montando queste radio, questi cinesi. Comunque l'ho montato, ecco, ho montato il condensatore e ho sbagliato perché prima dovevo montare l'altoparlante, quindi devo rismontare tutto. Perché? Perché porco d***o!